Io mi limito soltanto a fare una considerazione sul, ovviamente sul piccolo ruolo che ha avuto in Commission per la realizzazione di questo progetto. Credo che sia una testimonianza del fatto che Sicilia Film Commission non supporta soltanto dei film, così come spesso è stato sostenuto, dei film di cassetta, dei film commerciali, dei film comunque con un respiro distributivo già garantito fin dall'inizio. È ovvio che per questo per noi è molto importante, però nella fattispecie mi piace il fatto che abbiamo scelto di partecipare a un film politicamente scorretto. Un film che anche in relazione all'epoca dei fatti a cui si riferisce consente a distanza di tempo di far emergere una verità legata a una distanza che per quanto mi riguarda siamo stati subito orgogliosi di far conoscere questa storia alla, a una persona che secondo me tanta gente non conosce. Per me è la prima volta che vedo questo film. Ho atteso di vederlo così insieme con i miei colleghi, con voi, e mi ha molto emozionato, mi emoziona ancora adesso, sono scosso, ringrazio la produzione, ringrazio il regista e coloro i quali hanno voluto affrontare tutta questa avventura. Sono così provato che, dalla visione di questo docufilm che avevo già visto ovviamente in una sede privata, ma rivederlo diciamo, in un grande schermo che arriva a tutto questo colpo. Credo che se dovessi definire questo film, il documentario di Giovanni, al quale va tutto il mio apprezzamento per il coraggio. Siamo indifesi, di come rimaniamo indifesi proprio come cittadini, no? Di fronte a questo Stato che ci dovrebbe... questo concetto di Stato che spesso tiriamo fuori da noi e che invece a cui noi apparteniamo, di cui facciamo parte e che quindi siamo anche noi, ma quanto siamo poco protetti. Di tutti era quello che poi diciamo morirà in carcere, perché non gli daranno neanche la possibilità di andare ai domiciliari e verrà considerato il capo addirittura. Mi piace soffermarmi su questa parola, il capo. In realtà non c'entrava assolutamente nulla, non confesserà mai, se da un lato è una terribile storia italiana che ci auguriamo non capiterà mai più, dall'altro mi soffermo a dire che oggi, dopo tantissimi anni, comunque la giustizia ha fatto il suo corso, la giustizia ha trionfato, è importante, lo dico per la famiglia di Mandalà, lo dico per tutti. Okay. Mio padre non può dare la sua testimonianza. Io sono nata 2 anni dopo l'accaduto, sono nata nel 1979. Mio padre è uscito in quegli anni per decadenza dei termini, è stato dal giudice obbligato a non stare nella provincia di Palermo e quindi si è recato a Messina, precisamente a Sant'Agata di Militello, dove io sono nata. Gli italiani devono sapere, gli italiani devono sapere. Questa idea del film, di qualcosa di comunicare, ce l'avevamo noi. Sì. È una scelta mia lasciare il film, lasciare gli spettatori con quella ipotesi, ma non perché è la verità. Ma è un modo per scuotere le acque, è un modo per creare comunque negli spettatori, nell'opinione pubblica, nei media, e spero anche negli inquirenti, un modo per porsi delle domande. Questa appartiene alla storia del popolo italiano.